Ciao da Zio Pippo, benvenuti sul mio canale. Oggi prepariamo i mostaccioli napoletani, tipico dolce natalizio. Gli ingredienti sono 500 g di farina 00, 400 g di zucchero semolato, 10 g di cacao amaro, 10 g di cannella, 25 g di miele, 5 g di pisto, 2 g di ammoniaca per dolci, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un'arancia e di un limone, 2 bustine di vanillina, 150 g di acqua, 100 g di nocciole tritate, 50 g di mandorle tritate. Il pisto è un mix di spezie fatto da anice stellato, cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Procediamo a mettere tutti gli ingredienti dentro al recipiente, iniziando con lo zucchero. Mettiamo l'ammoniaca, pizzico di sale, la cannella, cacao, il pisto, le mandorle, le nocciole, la buccia grattugiata di limone e arancio, il miele, la vanillina, poi con un cucchiaio iniziamo a mescolare il tutto. E aggiungiamo l'acqua. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben incorporati, prendiamo la zuppiera e mettiamo tutti gli ingredienti sopra al piano di lavoro. E iniziamo a ammassare il tutto.
Una volta fatto un bel panetto in questo modo, prendiamo un coltello, tagliamo un pezzettino, mettiamo un po' di farina sotto e con il mattarello andiamo a stendere. Allora, se vogliamo farli normali, più o meno lo spessore deve essere di un centimetro. Poi, se vogliamo farli ripieni, devono essere più o meno mezzo centimetro come spessore. Andiamo a tagliare delle formine uguali e poi le mettiamo uno sopra l'altro, mettendo il ripieno a piacere all'interno. Allora, questo qua, questo è lo spessore più o meno. Prendiamo uno stampino, io ce l'ho rotondo, questo è un mostaciolo. Prendiamo una teglia con carta forno e le andiamo a mettere sopra. Ora facciamo la versione ripiena, stendiamo sempre l'impasto, lo facciamo più o meno di 5 mm, se vediamo che l'impasto si attacca sul piano di lavoro, aggiungiamo la farina sotto, anche un po' sopra. Lo spessore più o meno questo. Ora prendiamo la formina, facciamo due cerchi . Poi prendiamo marmellata di fichi fatti in casa biologica, andiamo a mettere più o meno un cucchiaino, lo possiamo anche stendere un po', più mettiamo dentro più è buono, possiamo metterci anche delle granelle di mandorle, di pistacchio. Fatto qui in questo modo, andiamo a sovrapporre l'altro pezzo e sigilliamo i bordi. Possiamo mettere anche della Nutella. Allora, questo è il mostacciolo ripieno. Lo mettiamo sempre in una teglia con carta forno sotto. Per evitare che i mostaccioli in cottura si spaccano in superficie, andiamo a spennellare con acqua sopra. Una volta spennellati, inforniamo a forno già caldo, 180 gradi ventilati, per 10 minuti. Dopo 10 minuti sono pronti. Ora li facciamo raffreddare e poi facciamo la glassatura con la cioccolata sopra. Prepariamo la glassa per ricoprire i mostaccioli. Mettiamo 300 g di cioccolato
a sciogliere a bagnomaria. Iniziamo a fare la bagna dei mostaccioli. Una volta che abbiamo sciolto a bagnomaria il cioccolato, immergiamo il mostacciolo nella cioccolata. Facciamo sgocciolare un po'. E lo mettiamo su carta forno in un vassoio. Questo serve per togliere la cioccolata in eccesso. Per distinguere quelli là ripieni, ci possiamo fare come decorazione, ci mettiamo il cocco sopra. Possiamo mettere anche la granella di pistacchio. I mostaccioli sono pronti. Ciao da Zio Pippo, alla prossima.